prego. Grazie. Allora, io innanzitutto la volevo ringraziare. C'è qui il suo microfono che non è diretta. La volevo ringraziare per averci regalato tutte queste cose magnifiche e tutti i suoi sogni, e che insomma ci hanno accompagnato per tutti questi anni. E la domanda che volevo fare era se ci poteva raccontare, non lo so, il suo rapporto con il regista in Alien, o qualche aneddoto, o anche se ha collaborato anche con il disegnatore, con Giger. Mi piacerebbe molto se lei raccontasse questa esperienza. Beh, i rapporti con il regista è il più ampio possibile, perché più è ampio meglio so io cosa veramente vuole, perciò mi regolo meglio in quello che devo fare. A volte faccio in modo che il regista mi dica il totale di quello che vuole, mentre mi dice il totale mi accorgo che ci sono altri piccoli dettagli che non mi ha detto. Ora glieli rammento io, lui mi ringrazia, di meno male. Cioè, parto in tromba quando ho le idee assolutamente chiare. Ma Giger ti ha mandato possibile soltanto i disegni, o è stato anche sul set, avete lavorato insieme con Giger? Giger, sì, certo. Sì, è venuto anche. Non tante volte, ma è venuto. Meglio ancora, perché quando viene vede veramente in realtà quello che poi vedrà in proiezione, capisci? Io ho piacere quando il regista viene a vedere quello che stiamo facendo. Quindi c'era un rapporto molto stretto. Deve essere. Certo, deve essere. Sì, ma soprattutto quando poi gli effetti speciali non sono quattro botti sullo sfondo, ma è un attore a tutti gli effetti. Sì. Perché gli attori umani li cercano col casting finché non hanno trovato quello che li convince. Quelli devono farseli costruire, che li convincono nella stessa maniera. Il signore chiede. Sì, un'altra domanda. Dato che lei è l'esperto di effetti speciali, è più famoso del mondo sicuramente, come no, insomma, di quelli europei, volevo sapere. Oppure che sul microfono si fa vedere ma non funziona. No, dai. Detto in bocca. Sì, vabbè. Dunque, volevo sapere, dato che lei è l'esperto di effetti speciali più famoso del mondo ormai, volevo sapere grosso modo come numero, a quanti film ha dato il suo contributo, quali sono, 100, 200, 1000? Dunque in Italia è una cinquantina, 60 in Italia e una ventina in America. E uno in Giappone. Come? Uno in Giappone. No, perché mi colpì molto, colpì la mia fantasia. Beh, non in tutti è stato fatto molto, intendiamo. Sì, questo è importante, volevo ricordare che comunque il nome di Rambaldi è legato all'infinitamente grande King Kong, però ha lasciato piccole tracce velocissime in tanti film anche di genere diverso, non di genere fantastico. Ad esempio, ho letto in un libro dedicato a lei che l'arancia, che si ha, le cui bucce si aprono, che offre Nino Manfredi in pane e cioccolata, è stato creato da lei. Quindi se rivedrete questo film, ricordatevi che l'arancia non è un'arancia vera, ma è una creazione meccanica del maestro, che ha lasciato delle fulminee tracce anche in film impensabili. Sì, ma il cinema chiede tante cose, tantissime. Anzi, è l'unica cosa al mondo che può chiedere molto. Quindi dai interventi fondamentali per gli spicchi di pochi minuti. A me colpì molto il settimo viaggio di Sinbad. Quello però è Riauso. Non è suo. Anche alle strisce che si alzano mentre passa. Però guardi, in tutti i film che ho fatto, loro a volte hanno già il piano di lavorazione, mi chiedono, anzi a volte non mi chiedono, danno la cosa da fare, poi sono io che dico, ma questo quando? Perché magari comincia a girare, io devo sapere quando girerà quella certa cosa, no? E questo è molto importante, in modo che mi regolo per sapere meglio quanto tempo io ho per sviluppare, cominciare a sviluppare una certa cosa e portarla a termine. Cioè riuscire ad entrare nel momento in cui lui ha previsto il tempo delle riprese, capisci? Questo è molto importante. Di solito il produttore ti diceva, tu dicevi, quando serve? Ieri. Sì, molti produttori italiani, ma questo è il gioco italiano, quando se lo chiede al produttore italiano
quando serve questo? Ah, ieri! Un gioco che è così. Non lo dicono gli americani, di solito siamo solo noi italiani a fare questo humor. Altre domande? Prego. L'ultimissima cosa, poi non intervengo più magari. Volevo sapere, ha donato proprio tutte le sue creature a Giffoni? No. No? No, io ho dato soltanto... Che poi non è donato, attenzione, no, non è donato, è prestato. Ah, ecco. È prestato, perché io non lo so, Giffoni, che cosa succederà fra qualche anno, non vorrei che avessi in mano delle cose che poi non sono più messe lì per far essere viste dal pubblico, ma rivendute ad altri, no, che non è. Per questo Giffoni ha in prestito questa roba, non è data o regalata. Perché parlavano di un museo dedicato a lei, sì. Un'ala del museo sì, dedicato sì, a lei. Non, non ho regalato niente, ha dato solo la presenza. Affidata, ma non la proprietà. Bene. Altre domande, signori? Dopodiché non possiamo più rispondere. Un'ultima domanda veloce, qual è l'ultimo film a cui ha lavorato? L'ultimo film, se lo ricorda, a cui ha prestato la sua preziosa opera? Beh, non è un film, ma è La Divina Commedia. La Divina Commedia. La Divina Commedia. L'anno scorso. Sì. Non è un film, è teatro, e il teatro è molto più complicato che non girare cinematograficamente, perché le cose si vedono materialmente, insomma, no? Perciò anche lì l'effetto speciale c'è. Ma non si deve vedere, si deve vedere il personaggio o la forma che si fa, e lì ci sono dei begli effetti. Grazie. Ha lavorato con Luca Ronconi per caso? Come? Con Luca Ronconi, ha lavorato con Luca Ronconi? No. Luca Ronconi? No, non mi pare, no. Signore, vi ha detto parecchio, anche se noi ce ne andiamo, abbiamo messo in fuoco parecchie cose che forse desiderate sapere.